Agenti vicini. Ma siamo ancora nella distilleria, sì. Torna al Burke's Iron and Metal. Questo posto è il regalo migliore che potesse allora fare a un detto, irlandese. Sono cattolico, allora, ma non così tanto cattolico. No! Ok, perché andiamo qua? Sei cieco. Oh, te sparo un bronze, te sparo. Perché qua c'erano soldi e il quadro. Soldi. Whisky, dappertutto. E io non me ne becco una goccia. Vabbè. Magari è giusto. Ma... da zanga, sto camminando. Dove sto camminando? No, ma dillo bene. Zanga! Ehi, che combini? Presto avrò compagnia. Barbieri dovrebbe arrivare a momenti. Barbieri sta venendo qui. Ma così dice, e lui non mente mai. Ho appena messo giù il telefono. Gli ho detto che se vuole regolare i conti sono qui ad aspettarlo. Ma porca puttana, Burke, non devi mai dire al nemico quando e dove gli tenderai l'imboscata. Ah, Cristo, prendi queste cose troppo sul serio. Togli tutto il divertimento. E poi cosa potrebbe succedere? Potresti farci uccidere. Sì, vero, potrei. Tutto ok. È Nicky. Che bella maglinuccia, Nicky. Arrivano il macellaio e i suoi ragazzi. Sei sicura? Se c'è un lato positivo nell'essere tua figlia è che so che aspetto ha una banda di stronzi italiani in cerca di sangue. Wait. Li attirerò con il faro sulla torre del serbatoio. Ho riempito dei barili con una miscela speciale di benzina e li ho distribuiti per il cortile. Un proiettile li farà saltare, quindi sta lontano quando esplodono. Io farò il tirassegno con quegli stronzi dalla gru. Tu dovresti salire sul tetto. Saliamo. Where is the problem? Yeah. Però della nuova, è bello. Un'ultima cosa. Se provi a scappare, ti ammazzo con le mie mani. Chiaro? Ma perché dovrei scappare? Ci vediamo quando sarà finito. Esatto. Forse. Esatto. Ma speriamo sempre per merito tu, forse. Tutto a posto lì, figliola. Cosa? Mio padre che si preoccupa per me. Che cosa avrò mai fatto? Fermi tutti, che non mi ricordo una cosa. Ma non me l'ha già segnata, porca regra miseria. La mira con... mannaggia. Ando per meritarmi tanto. Che cazzo, bastava dire sì o no? Allora, quello è l'ingresso. No. A sinistra, a sinistra! A sinistra. Sinistra che era? Ok. Forza, figlio di puttana! Della tua... Vaffanculo schifoso ciucciacazzi! India colpito in pieno. Non ne vedo più. A destra, cazzo, occhio! Dov'è, dov'è? Così si fa! Coglioni, in arrivo da sinistra! Da sinistra, da sinistra!
dai. Infatti, pure senza bidoni la benzina. Dai. Ingranaggio a fondo. Ingranaggio a fondo in pieno. Ingranaggio a fondo in pieno. Ehi, non mi importa un cazzo del negretto di Burke, ma l'irlandese lo voglio vivo, è chiaro? Gli darò una di quelle lezioni che non dimenticherà mai. Portatemelo vivo, quel figlio di puttana! Quello è una K-47 che io non ho mai avuto in questo gioco. Ah, sei davvero fottuto. Vorrò arrivare! Così si fa! Ma il gruppo devo morire, mi sa? Non vedo dove sono gli altri. No, ha giù mancato, si è spinto dall'ultimo. Oh, sto esagerando. Dovevo ucciderlo nel macellaio. A te, Ego. Se mi dici dove sei, ah, casetto. Raggiungi il macellaio. Vediamo le liste, però. E chi la precisione è buona, ma fino a un certo punto. Vedete, praticamente il macellaio l'ho soltanto abbattuto. Non è proprio buono. Dammi la cappa. Dammi la K-47, non voglio ripetere. Dovevi risparmiare un colpo o due. Un negro e un irlandese assieme. Porca troia! Non avrei mai pensato di vederlo. Che ti devo dire? È il nuovo mondo. È ancora vivo allora. Vedo che la gamba ti dà ancora problemi, stronzo. Ma fanculo. Non sarei così arrogante quando userò la fiamma ossidrica. Ma fanculo! Cosa pensi che succederà poi? Morirai, figlio di puttana, in un buco a fianco a me. Tu e la tua organizzazione mi farete pompini all'inferno. Bello. Tutto a posto? Prendigli le gambe. Lo parcheggiamo in garage. Ciccione. Vabbè, non siamo mai riusciti a ricostruire esattamente cosa successe a Barbieri. Più che altro perché il cadavere fu ritrovato a metà degli anni Ottanta. Il corpo genieri dell'esercito stava dragando il fondo del fiume Mississippi e trovò i suoi resti nel bagagliaio di una vecchia auto. Gli avevano rotto le gambe in così tanti punti che delle ossa restavano solo frammenti. Ah, proprio vendetta. Oh! Abbiamo ucciso anche il macellaio, quindi la fine del macellaio. Ok. Allora, questo è Ponte Verdano. Incontro a Burke alla distilleria. Missione storia, oppure liquore. Se cerchi qualcosa di diverso dai liquori raffinati, prova l'intruglio Squaglia Budella di Bayon, che viene venduto qui in Troia. Protezione. Burke e gli irlandesi si assicurano che tutti paghino la... Ok. No, però... scusatemi, no. Questo che cos'è? Parla con padre James. Voi padre avete litigato di brutto l'ultima volta. Prova a farlo ragionare. Ah, ma minchia, sono tutte queste. Missione secondaria. Questa com'è? Cassandra. Missione secondaria. Missione storia. Contrabbando, parla con Connie De Marco. Missione storia, estorsioni del sindacato. Parla con John Blank qualcosa. Allora io farei
incontra Burke. Andiamo a fare il punto da Burke, vai. Ui. Ah, questa è una delle macchine. Whisky dappertutto. E io non me ne becco una goccia. I'll not live. Questi dicendo ora che non hanno tradotto, che se quando andava prima. To buy non the stem. Since the lonely as sleeping. Go sleep thou with them. With them. Hai già finito con Barbieri? Barbieri? No. Non ho ancora cominciato. Ti ho già detto. Una morte lenta. Ah. Quello è quello schifo che fai tu. Strappa budello. Mentre tu te ne salti fuori come Lazzaro in persona e io continuo a ripetermi: questo pallido bastardo o è lo stronzo figlio di puttana più fortunato che abbia mai vissuto o è il tipo d'uomo che chiama la sfortuna più nera. Ed ero così sicuro che fosse la seconda. Ma devo ammettere che mi sono sbagliato. Cosa parlava di... Puoi ringraziarmi chiamandomi per nome. Ah, ok. Sì. E Lincoln sia, allora. È strano. Quando ci viene tolto qualcosa, ci convinciamo che forse facendo del male a qualcun altro potremmo sistemare quello che si è rotto dentro di noi. Ma non funziona, vero? Esatto. No. È la vendetta. No, non funziona. Ho passato tutta la mia cazzo di vita lottando e scontrandomi con chiunque si avvicinasse, anche solo per aiutarmi. E guarda come sono finito. Non ha senso cambiare. Si può solo andare avanti. Ora che Irish Point è di nuovo sotto il tuo controllo, ho bisogno che recuperi più soldi possibile. Attaccare Marcano sarà costoso. Ah, immagino che adesso vorrei anche la tua fetta dei profitti. Per forza. Proprio così. Ammetto che tutto questo mi pesa davvero tanto. Ma gli accordi vanno rispettati. Ho chiesto a Nicky di gestire le consegne di acquavite, ma non può farcela da sola. Si guadagna abbastanza col liquore. Vai a parlarle. È qui da qualche parte, se non è a caccia di passero. A caccia di passeri? Per quelle come lei è sempre stagione. Ah. Se vuoi scusarmi, dovrei occuparmi di Mr. Barbieri. Probabilmente si sentirà un po' solo. Solo. Era nera sta macchina. Segna Burke.